Amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questi bellissimi coniglietti che sono anche comodi per mettere i nostri tovaglioli. Tra poco è Pasqua e dobbiamo creare una bellissima tavola per l'occasione. Anche se siamo costretti a stare a casa, nulla ci toglie a festeggiare la Pasqua come si deve. Quindi ho pensato, come centro tavola, creare questi bastoncini decorati così con le farfalline e i fiorellini e in abbinamento, quindi riutilizzando all'incirca gli stessi colori, questi bellissimi coniglietti pasquali portatovaglioli. Ma ora, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Bene, cominciamo col creare il nostro coniglietto. Come fare? Allora, dobbiamo preparare tre cartoncini delle seguenti misure. Per il corpo, un cartoncino 4,5 di larghezza lungo 10 e poi a metà tagliare una fessura. Per la testa, invece, un cartoncino largo 3, lungo sempre 10 e la nostra fessura. Mentre per la coda un cartoncino da 1,5 cm di larghezza e lungo 10 e la nostra fessura. Poi dobbiamo prendere della lana, tagliare un pezzo circa 20 cm, piegarla a metà. Ora io ho già fatto la testa e la coda, quello che mi manca è il corpo e lo andiamo a fare insieme. Tanto i passaggi sono uguali anche per la testa e appunto la coda. Mettiamo quindi in due il nostro spago, la nostra lana, la inseriamo nella fessura e poi andiamo ad inserire questi due capi qui dentro a questo piccolo cappio che si è creato. E questo lo lasciamo qui così. Adesso prendiamo la nostra lana e incominciamo a girarla intorno a questo cartoncino in questo modo. Allora, più ne mettiamo, più il corpo viene bello compatto e cicciotto. Meno ne mettiamo e più viene, diciamo, meno cicciotto, insomma. Facciamo un po' di giri in questo modo. Ok, quando insomma siamo soddisfatti del quantitativo di lana, tagliamo e questa non ci occorre più. Adesso andiamo a sciogliere questo laccetto qui sotto. Tiriamo fuori un solo capo dei due, lo facciamo scorrere in avanti, questo lo facciamo girare, lo facciamo passare nella fessura e andiamo a creare un nodino così da chiudere bene la nostra lana. Stringiamo forte, facciamolo scorrere fuori dal nostro cartoncino. Continuiamo a stringere. E facciamo un nodo. Ok, adesso con una forbicina, una forbice, andiamo a tagliare questa parte che abbiamo piegato, quindi che abbiamo arrotolato intorno al nostro cartoncino. Controlliamo che l'abbiamo tagliati tutti e poi tagliamo anche quell'altro lato. Quindi mi raccomando, la lana deve essere una lana molto resistente perché sennò altrimenti quando andiamo a legare rischiamo che per l'appunto si rompe. Ok, bene, allora adesso che abbiamo quindi tagliato tutto, tagliamo anche questi che erano quelli che abbiamo usato per legare.
io prendo un piattino perché adesso dobbiamo andare a accorciare tutti questi peletti, cioè quindi tutta questa lana la dobbiamo accorciarla, dobbiamo cominciare a tagliare così, creando quindi la nostra rotondità. Ogni tanto facciamo così con le mani, così vediamo, vedete, la parte più corte le lasciamo e tagliamo quelle un po' più lunghe. Ok, quindi una volta che abbiamo finito di tagliare il nostro corpo e quindi abbiamo preparato anche la testa e la coda, dobbiamo preparare le orecchie. Per le orecchie dobbiamo prendere un pezzo di panno lenci bianco e uno rosa. Io ho già creato una formina, come vedete è una semplice formina leggermente curva che finisce con la punta, e vado adesso a ritagliarla. Se non vi sentite sicuri di tagliarla direttamente così senza disegnarla prima, potete anche disegnarla e poi tagliarla. Per disegnarla potete, per evitare che poi si veda la penna, usare le penne, quelle cancellabili, quelle che usano i bambini alle elementari, perché poi quella con il ferro da stiro, quindi col calore del ferro da stiro o con un fono caldo, sparisce, veramente non si vede più poi l'inchiostro, si cancella. Vediamo una sistematina e con quello più piccolo andrò a fare l'interno del nostro orecchio. Adesso che abbiamo tutti i pezzi, ci manca il nasino e gli occhi. Allora, io per il nasino utilizzerò una piccola perla, quindi una perla però di queste qui che sono tagliate a metà, vedete, in questo modo. Mentre per gli occhietti userò questi, che sono si utilizzano, diciamo, di solito per i vestiti, sono quelle pagliettine. Avevo queste piccoline nere, però se avete dei bottoncini piccoli o magari anche direttamente col panno lencio, tagliate un piccolo cerchiettino e potete utilizzarlo come occhi. Quello che ci occorrerà adesso è la colla a caldo. Allora, prendiamo la nostra colla a caldo. Come prima cosa attacchiamo quindi la testa al corpo in questo modo, quindi dopo aver separato un pochino di lana spingiamo così che si aderisce per bene. Ok, adesso andiamo a attaccare la coda, quindi scegliamo, andiamo la nostra coda, scegliamo il punto preciso, direi più o meno sì, qui ci può stare, allarghiamo un pochino sempre la nostra lana, mettiamo un goccio di colla. Adesso vediamo per gli occhietti. Allora, per gli occhietti, essendo insomma piccolini, fate attenzione a non scottarvi, basta proprio pochissimissima colla. Adesso mettiamo il nasino. Ok, ora dobbiamo sistemare le orecchie. Allora, per le orecchie prendiamo il pezzettino questo rosa, mettiamo anche qui un pochino di colla e l'andiamo a mettere su questo bianco. Ripetiamo l'operazione anche per l'altro orecchio. Adesso
Mettiamo un goccio di colla qui sotto e con delle pinze, quindi pieghiamo in questo modo e con delle pinzette andiamo a stringere. Ecco qua. E questa è un'orecchietta, facciamo l'altra. Adesso dobbiamo scegliere il punto preciso dove metterle, quindi ai due lati. Adesso posizioniamo l'altra. Io ho preparato anche un fiocchettino da mettere qui intorno, ma questo ovviamente poi è facoltativo, quindi adesso è un po' troppo lungo, taglio un pezzetto, lo vado a fissare anche con la nostra colla a caldo. Eccolo qua. E il coniglietto è pronto. Adesso ce lo mettiamo da parte e andiamo a preparare invece il portatovagliolo, questo qui. Quello che ci occorre è un pezzo di panno Lenci alto 4 cm, lungo 15 cm. Poi ci occorre un qualcosa di rotondo perché dobbiamo andare a creare praticamente una piccola curvetta. Quindi adesso cosa facciamo? Prendiamo una penna, ci segniamo quello che dobbiamo tagliare. Allora, io torno a ripetere, utilizzo la penna cancellabile che è questa qui. Questo è il pennino che andrebbe dentro e che dovrei inserire. Comunque queste penne qui, così come altre penne cancellabili, sono perfette perché poi con il ferro da stiro andiamo e per l'appunto facciamo subito nel eliminare il segno della penna. Ok, allora dopo aver fatto ciò, dobbiamo prendere un ago, quindi allora io utilizzo questo che è il filo da uncinetto, quindi l'ago è ovviamente un ago da uncinetto, ma voi se non avete questo tipo di filo potete anche utilizzare benissimo un filo normale del colore che desiderate. E lo mettete in doppio, cioè lo mettete così a due capi anziché a uno, perché adesso andremo a cucire tutto intorno in questo modo. Quindi allora, per cercare di fare i punti tutti uguali, io cosa faccio? Appoggio l'ago. Mi regolo più o meno la misura e vado avanti. Poggio l'ago e vado avanti. Facendo in questo modo più o meno i punti vengono tutti uguali. Poi in questo modo mi vedo anche la distanza tra il mio ago e il bordo del tessuto, così da almeno cercare di andare dritta. Qui ovviamente dobbiamo fare la nostra curva. Questo ovviamente è sempre facoltativo perché è un qualcosa, diciamo, di abbellimento che potete decidere anche di evitare di fare, eh? Ma io lo trovo carino come cosa per rifinirlo meglio. Ok, ora stendiamo bene il tutto, andiamo qui, allora. Dobbiamo chiudere il punto, per chiudere il punto, chi cuce lo sa, basta creare un piccolo cappietto in questo modo, tirare e così abbiamo fatto il nodino.
e abbiamo bloccato il nostro filo. Ora quello che ci resta da fare è, con la colla a caldo, incollare questo qui. Quindi io vado e bastano proprio pochi punti, poggio questo così e così, ecco qua. E per ora questo è fatto. Adesso vi volevo far vedere come con il ferro da stiro possiamo togliere i segni. Se vedete come passa il ferro, sparisce, non so se riuscite a vedere, vedete i segni intorno, quelli più scuri? Con basta appoggiarci poco poco il ferro e spariscono. Allora adesso dobbiamo andare a creare il nostro quadrifoglio. Come fare? Prendiamo della gomma Eva. Per chi non ha plotter da taglio, Big Show e cose del genere, un metodo può essere prendere queste formine che normalmente vengono utilizzate in cucina per creare i biscotti, quindi per tagliare l'impasto e poi fare i biscotti. Noi le andiamo a utilizzare invece per tagliare la nostra gomma Eva. Quindi appoggiamo la formina. Se non avete questo tipo di formina, potete utilizzare anche il fiore, quello che insomma avete, da mettere poi così sotto al coniglietto. E adesso noi andiamo, schiacciamo forte forte e poi con una forbice, una forbicina piccolina, andiamo e tagliamo il contorno, perché anche premendo forte comunque non riesce a tagliare la gomma Eva, ci crea soltanto quel contorno che poi noi andiamo con la forbice e tagliamo. Ma è una cosa talmente semplice e facile che possono far benissimo anche i bambini. Infatti questo, se volete, potete anche realizzarlo insieme ai vostri bambini, così che poi vi aiutano a decorare la tavola per Pasqua. Quindi di queste ne dobbiamo creare 4. Ora io li avevo già pronti per anticipare i tempi ovviamente, e adesso li andremo a incollare qui. Allora riprendiamo la nostra pistola, mettiamo un goccetto di colla qui sotto. E poi lo posizioniamo qui. Ripetiamo l'operazione con un altro cuoricino. Allora, se come me vi capita che esce un po' di colla, non fa nulla, tanto poi sopra dobbiamo andare a metterci il nostro coniglio, quindi cerchiamo di ripulirlo un pochino dalla colla che può essere fuoriuscita. E adesso andiamo a mettere un po' di colla in modo che così appoggiamo poi il nostro coniglietto qui, in questo modo. Ok. Poi se volete potete anche aggiungere, magari come ho fatto io, una piccola cuccinella. Mi adesso basterà inserire appunto il nostro tovagliolo e il gioco è fatto. Ed eccoli qui i nostri portatovaglioli coniglietti. Non sono carini e simpatici? Un'altra cosa che vi volevo far vedere era anche come centro tavola mettere questi. Questo non ho fatto altro che la stessa cosa con la gomma Eva. Ho ritagliato la sagoma della farfalla, sia grande che piccolina, e poi sempre con i stampini per i biscotti ho creato questi fiorellini.
e poi semplicemente le ho incollate utilizzando la colla a caldo. Vi piacciono? Queste sono delle piccole idee per, diciamo, abbellire la nostra tavola per il giorno di Pasqua. È molto facile, semplice, potete farlo insieme ai vostri bambini. È divertente. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi se non vi siete iscritti e vi piacciono questi video. Accendete la campanellina così che vi arriveranno le notifiche. E soprattutto, se avete domande, dubbi e quant'altro, insomma, fatemelo sapere, scrivetemi che io così come posso vi rispondo. Ora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao e buona Pasqua a tutti!